No, si è lamentato, avrai sentito anche tu, qualche Assolutamente. purista, qualche integralista più che purista, si è lamentato del fatto che questa era una Filumena Per molto me poteva diversa, recitare pure in aramaico ma senza antico la dubbio. straordinarietà e chiaramente noi napoletani siamo un po' più critici rispetto alle cose nostre, Certo, Edoardo, Viviani, certo. quindi è stato quasi come Filumena non è napoletana, quindi c'è stato un attimo, ma solo ed esclusivamente a Napoli. Sì, quello però, esattamente, è chiaro, solo ed esclusivamente a Napoli. Solo Quello ed che però io esclusivamente a dico Napoli, è che, perché anzi, viva Dio che Filumena non è solo napoletana. Viva assolutamente. Dio che è un prodotto, che parte da Napoli ed è in tutto il mondo. Io credo che siano veramente pochi gli attori. Io me ne ricordo due, ma insomma non faccio testo. Io mi ricordo Mariangela Melato in Filomena, Marturano e Turi Ferro nel Sindaco di Rione Sanità. Secondo me Assolutamente. sono stati gli unici due a rendere veramente merito, benché entrambi non napoletani, a questi grandi personaggi eduardiani. Dopodiché ce ne Sono saranno stati altri, mi ma no, scuseranno, ma figura, insomma ce ne saranno io sicuramente mi ricordo altri. questi due qua. Ma è stata una scelta precisa che ha voluto Ranieri. Ciò non toglie che la città di Napoli ha un panorama di attrici Certo, straordinario. non è che Cioè, mancavano, voglio ci dire, mancherebbe veramente. altro, Ma è chiaro. stata un'operazione voluta in quel modo, nulla Certo. togliendo agli altri. E comunque stiamo parlando di veramente di un'attrice straordinaria sotto tutti i punti di vista. E quello che trasmetteva durante le prove era. Cioè, sentirla a distanza di un metro fare un monologo con la stessa intensità che poi l'ha fatto, cioè senza risparmiarsi mai, Ed era già malata, sì, no? era Era. proprio, si creava un silenzio. Con Ranieri deve essere tutto preciso e tutto Certo. cadenza, e lui è Non si esigente improvvisa proprio, niente, niente, certo. cioè stai là, si lavora, se la mano non viene mossa in quel movimento, cioè volo in scarpa, Sì, siamo no, beh, ma. proprio, lui è di una precisione straordinaria, anche se va tutto filtrato. Lui ti dice le cose come le vede, ma era la stessa operazione fatta con la Melato. Però era, che esagerisce, era come se, una partita straordinaria di ping pong tra due grandi, Mamma mia. e poi lei era, oltre all'attrice, era una persona straordinaria, di un'umiltà e di un. Ma veramente Sì, dico, sì. lo dico con emozioni. I giochi che facevamo erano straordinari. Cioè, che te già dice a toccarla e lei non mi devi toccare. Cioè, che lì cosa. Mi piace, capito? Vattene. Cioè, che lì cosa allucinante. Sì. Cioè, era straordinario. Cioè, era un gioco fantastico. Veramente è stato. Tra le quattro commedie che abbiamo girato, io poi ne ho girate tre Sì. con Massimo, e quella è stata la più completa. Abbiamo fatto quasi 50 giorni di prove, abbiamo fatto il percorso, ci siamo conosciuti, ma proprio conosciuti bene. Siamo stati insieme. Oddio, era pure la prima. Era la prima commedia, Sì. quindi era Sì, l'inizio dell'operazione, era l'apripista, era quel mo che succede, perché poi è chiaro, se va bene questa, poi facciamo quell'altra. certo. Però lei è stata veramente fondamentale per questa operazione. Io sono assolutamente d'accordo con te, sono molto contento che tu ce ne abbia parlato questa sera. Veramente Allora, mi spieghi che cosa vuol dire fare il mentalista? Certo, Cioè, in realtà a dunque me l'hai spiegato nei camerini, lo è spieghiamo a vero. casa in modo che. Facciamo in questo modo, ti parlo prima di tutto un attimo di quello che può essere una preparazione, cioè che cosa porta a diventare mentalista e poi soprattutto la mia visione chiaramente di questo. In effetti un mentalista non è altro che una persona che gioca con la percezione della realtà di un pubblico, di una persona che c'è di fronte, comunque in un rapporto di comunicazione gioca con la percezione della realtà di chi c'è di fronte. È chiaro che dietro c'è tutto uno studio che passa sicuramente per l'ipnosi, qualcuno parla anche di PNL, ci sono tantissime cose, comunicazione Scusa, non verbale, sì, PNL? e programmazione non Ah no, verbale. perché pensavo fosse un autobus notturno. Cosa hai preso per venire qua? Ho preso il No, PNL. no, no. Pensavi in E partenza. soprattutto una cosa, linguaggio del corpo.
lo studio del linguaggio del corpo è ovvio che ti porta a riuscire a leggere le persone diversamente. Non leggi una persona come... Cioè, tu che cosa hai studiato per fare il mentalista, Fabrizio? Questo voglio... cioè, che... Un purpurri di cose che poi mi hanno portato ad essere, non a fare. Ad essere un mentalista e quindi a poter utilizzare delle skill tutte insieme, degli input, ok, ma più che altro delle capacità, skill, ecco, lo stava svenendo, delle capacità ipnotizzare mi diventa complicato. Delle capacità che ovviamente ti portano a poter giocare con la percezione della realtà della persona che hai di fronte. E quindi il tuo traguardo qual è stato, per esempio? Il mio traguardo è il lavoro che faccio oggi, ed è il mentalismo, fare il mentalista, riuscire a portare sia avanti uno spettacolo basato su queste capacità, quindi sì, sulla possibilità di cambiare la realtà dello spettatore, sia invece utilizzarlo in ambito marketing e quindi fare formazione. Faccio il formatore e faccio corsi di formazione, insegno agli altri come riuscire a vendere, come riuscire a comprendere gli altri attraverso il linguaggio del corpo. Lama, volevi dire qualcosa? No, assolutamente. Ah, no, mi guardavi. Ascoltava attentamente. Mi guardavo perché ero basito e vedevo se in qualche modo avevamo la stessa espressione. Invece sì, ero... che era simile. Da su, mentalista per me era uno che mente e come professione. Molto... No, perché c'era un film che era The Mentalist, anche una serie, no? Esatto, televisiva. Sì. Che però lui poi mi spiegava, perché ne volevamo prendere uno stralcio, ma giustamente lui in camerino mi spiegava, sì, ma non è, cioè nel senso il film non parla di quello che faccio io, in realtà faccio un'altra cosa rispetto a quello che è una cosa che sicuramente viaggia parallelamente, però lì insomma c'è la possibilità di utilizzare queste skill per ragioni legate alla polizia, sai, un poliziesco in effetti, quindi riuscire a sgamare, se vogliamo, le bugie di un eventuale assassino. È bello perché lui passa dallo skill allo sgamare con la stessa disinvoltura. Sì. La parola di questa sera, status di Facebook, pagina Fabio di Sera, skill. Solo questo. Quindi c'entrano le bugie, certo, in qualche modo sì, perché certo, è una manipolazione della realtà, quindi magari non bugia in senso stretto, ma no, anche in quel senso, ma soprattutto riuscire a comprendere se l'altra persona mente oppure no. Ci sono dei segnali che sono evidentissimi. Cioè, quindi tu dopo me la ipnotizzi e io posso farle delle domande. Guarda, noi già abbiamo parlato dell'ipnosi con lei prima, abbiamo detto che forse non sarà propriamente, insomma, possibile, o forse sì, lo scopriamo dopo. Lo sappiamo dopo. Anche un impegno di andare via. Buonasera. Questo ti potrebbe essere utile, nel senso che se tu uno così te lo metti nello studio, visto che tu sei un famoso nutrizionista, quando uno arriva da te e dice: dottore caro, io avrei bisogno di perdere quei 47-48 kg. Anche 50. Cioè, come lo convinci a uno a non mangiare più, capisci? Ma guarda, sì, fondamentalmente il suo lavoro potrebbe essere molto molto utile, perché la motivazione è fondamentale, soprattutto nell'aspetto della dieta. Non basta un foglio di carta che ti dice cosa devi mangiare. Devi trovare comunque una motivazione, un qualcosa che alla persona faccia particolarmente gola, lo dico apposta, certo, questa cosa, che non sia effettivamente il mangiare, cioè porre un obiettivo, porre un traguardo avanti alla persona stessa. È ovvio che un lavoro come il suo potrebbe aiutare moltissimo il paziente e aiutare moltissimo il terapeuta. È una cosa fondamentale, però c'è anche il fattore che se si riesce a trovare anche da soli il traguardo, secondo me il lavoro è semplificato e soprattutto si riesce ad avere un risultato nettamente più soddisfacente, nel senso: non mi ha aiutato nessuno, ce l'ho fatta da sola, significa che ho il traguardo perché, certo, esattamente. Certo. C'è Aldo al telefono già. Aldo, buonasera. Buonasera, buonasera. Caro, buonasera. Allora, Aldo è uno scrittore, quindi diciamo anche il cognome. Aldo? Aldo Putignano. Ok, Aldo è uno scrittore, editore. Allora, ci pare di capire che, per quello che mi ha detto la redazione di te, tu sia riuscito con un altro gruppo di persone addirittura a creare una casa editrice, e che il tuo più grande traguardo è stato quello di aver pubblicato il tuo primo romanzo e di vederlo in vetrina da Feltrinelli a fianco a quello di Saviano. Sì, è andata proprio così. Homo Scrivers, la nostra casa editrice, è nata dopo 10 anni Chiedo di attività. Chiedo scusa, ripeti come si chiama, perché non ho capito io. Homo Scrivens. Ok, Homo Scrivens, ok. E dopo 10 anni da compagnia di scrittura, la prima in Italia,
abbiamo deciso di buttarci anche noi nella mischia ed è nata una casa editrice indipendente. Con Homo Scrivens ho pubblicato anch'io, come tanti altri, un libro, il mio primo romanzo, Social Zoo, e proprio qualche giorno fa, entrando alla Feltrinelli, nella classifica dei libri più venduti, ho avuto la sorpresa di trovarlo al secondo posto, subito dopo Saviano. Alla Feltrinelli di quale città? Alla Feltrinelli di quale? Megastore Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli. Ah, quindi a Napoli, ok. Sei già secondo nelle vendite a Napoli, che è notoriamente... Complimenti! Complimenti, insomma. Grazie, grazie. No, perché siccome sapevo che ci chiamavi da Torino adesso, pensavo che fosse la Feltrinelli di Torino. Ok. Ah, quindi insomma l'hai già visto, quindi quello è un traguardo o è solo uno step per poi raggiungerne degli altri più grandi? Ma è tutte e due le cose. Certo, trovare il mio libro, trovare un libro fatto della mia casa editrice... tra tanti marchi importanti, molto più illustri e certificati del nostro, come Mondadori, Einaudi, ecco, è stata anche una bella sorpresa. E magari una sorpresa che insegna come a volte le distanze tra grandi e piccoli non sono così importanti come si crede. Con un po' di ed insegna anche come bisogna spesso rimboccarsi le maniche per raggiungere un traguardo, se i mezzi che hai a disposizione, come per esempio quello di mandare in giro agli editor delle varie case editrici il tuo libro, e allora a quel punto dici forse faccio da solo. Vabbè. Magari ci riesco prima, no? E che è un po' il discorso che hai fatto tu. Ti facciamo tanto in bocca al lupo e ti ringraziamo. Adesso pubblichiamo il titolo del tuo libro e la casa editrice sulla nostra pagina Facebook. Se dovessi tornare a Napoli, a questo punto portaci il libro in trasmissione. Bene. Io sono al Salone del Libro di Torino, quindi ok, quando, a breve tornerò. Quando torni siamo a tua disposizione, grazie ancora. Ciao, Aldo. Grazie infinite. Beh, è una bella soddisfazione, un traguardo. Guarda, conosco Aldo personalmente. Ah, lo conosci? Sì, benissimo. E ti dico che ha fatto tanto per raggiungere questo traguardo. Ha creato dei corsi di scrittura creativa che ancora oggi sono pienissimi di persone che vogliono imparare a scrivere, e da lì lui ha, diciamo, sempre coltivato questa idea di una casa editrice. Sì, ma quando uno fa un corso di scrittura creativa, e perché c'è un sacco di gente che vuole imparare a scrivere, queste persone che vogliono imparare a scrivere sanno che è necessario imparare a leggere? Assolutamente no, non lo sanno. Non lo sanno. Quello è il problema. Sono convinti che scrivere sia semplicemente mettere nero su bianco, mentre oltre a saper utilizzare la tecnica bisogna saper leggere tanto e tutto. Esatto. Essere in coppia è un traguardo oggi, come oggi? Beh sì, è un traguardo veramente da eroi, direi. Io metto in luce proprio questo aspetto qua, insomma l'argomento del mio libro è proprio questo, ne abbiamo parlato tante volte qui da te, è quello proprio diventato difficile, il traguardo, insomma, della resistenza della coppia, perché poi le coppie ci stanno, però il problema è che non resistono, non vanno oltre, diciamo, come durata, quindi effettivamente... La casistica cosa prevede come durata media? Non so se te ne sei fatta un'idea, se hai fatto uno studio, se l'hai letto da qualche parte, se l'hai... Ma anche 1 o 2 anni. Diciamo che le storie durano davvero poco. Cioè, insomma, quelle dei nostri genitori. Quelle che decollano 1 o 2 anni, ma la verità è che decollano poche storie. In realtà ci sono queste storie, quindi non diciamo storie. Che siamo non nell'ambito, sì, non esiste. Siamo no, nell'ambito no, di qualche ecco, settimana. Sì, è veramente un traguardo difficile, insomma, veramente da porsi però come. Tu come stai sfida. Messo l'ama a coppia? Io sono sposato con 2 bambini. Da quanto tempo sei sposato? Sono sposato da... Jacopo ha fatto 2 anni. Aspetta che ci sta pensando un attimo. No, però mi sono sposato in municipio quando è nato Jacopo. Okay. Ho aspettato 2 anni perché in modo che, cioè, per farlo camminare e portare le fedi all'altare. Sì. Quindi voglio dire, alla fine Jacopo c'ha 9 anni, quindi da 7 anni sono sposato. 7 anni, vabbè, quindi, dai. Abbiamo superato i 2. 7 anni, no? Sì. Però sì, lui è atipico perché fa l'attore, quindi è sempre in giro, è sempre in tournée, non c'è mai. Non è come quel. No, non da sono non c'è una convivenza. No, ma avete sentito Riccardo cosa ha detto? Un da fastidio. Che è un po' il a casa. Tempo, arrivo, apro, gli faccio prendere un po' d'aria. Non sporchi, non ti lamenti. Ma se stai 4 mesi consecutivi a casa, che succede? Tua moglie ti caccia. Ma ci troviamo allora. È
chiaro, ma già due giorni, già sono troppo ritornato lunedì, iniziano a guardarmi in cagnesco. Tra pochissimo parleremo anche dei traguardi raggiunti più o meno dai nostri telespettatori, quelli che ci stanno seguendo su Facebook. Guarderemo che cosa sta facendo il nostro Raffo Art. Fino adesso vedo solo macchie nere. Bravo. Continueremo a parlare di teatro e insomma approfondiremo il discorso dell'ipnosi con il nostro Fabrizio Industria, con i nostri ospiti. Tra pochissimo a Fabio di Sera, state con noi.